Today is lesson 23 and we are speaking about the past continuous. Allora, benvenuti. Lezione 23. Oggi si parla del past continuous. Nella lezione precedente abbiamo visto il passato di to be. Lo rivediamo velocemente insieme. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Mi raccomando, imparatelo a memoria. Questi sono i mattoncini che ci servono per fare conversazione poi. Allora, la lezione di oggi sarà abbastanza semplice perché si ricollega a una lezione che abbiamo già fatto in precedenza, che è quella del present continuous. Vi ricordate? Il present continuous serviva per esprimere un'azione che sta accadendo in questo momento. Si faceva utilizzando un soggetto, I, il verbo essere corrispondente, am, il verbo che descrive l'azione, per esempio speak, speak, con attaccato ing. I am speaking, io sto parlando in questo momento. Oggi vediamo sostanzialmente quello che possiamo considerare il fratello del present continuous, che è il past continuous, che serve per parlare di azioni che si stavano svolgendo in quel momento nel passato. Per esempio, io stavo lavorando, non stavamo dormendo, che cosa stavi facendo quando ti ho telefonato? Ecco, questo è il tipo di situazione che andiamo a vedere oggi. Allora, come si fa il past continuous? Beh, sostanzialmente il past continuous ricalca al 100% quello che è il present continuous, nel senso che avremo sempre bisogno di un soggetto, per esempio Tom, del verbo essere corrispondente, ma in questo caso chiaramente lo dice la parola stessa, si chiama past continuous, e quindi avremo bisogno del passato di to be, quindi sempre verbo essere, ma verbo essere nella forma passata, quindi Tom è terza persona, quindi was. Tom was sleeping. Ok? Tom stava dormendo. Tom was sleeping, ok. Trattandosi di present continuous o past continuous, chiaramente questi sono i tre elementi che ci serviranno. Quindi sempre soggetto, sempre verbo essere, sempre verbo che descrive l'azione con la forma ing. L'ausiliare, appunto, è quello del verbo essere, il che significa che per creare la forma negativa e per creare la forma interrogativa rivediamo sempre lo stesso tipo di struttura. Quindi basterà aggiungere il not per fare la forma negativa, per esempio they, per un soggetto plurale, passato di to be, they were, aggiungo not per fare la forma negativa e poi verbo con ing. Questa volta prendo complain, che significa lamentarsi, complain, e aggiungo ing. They were not complaining. Loro non si stavano lamentando, erano felici. They were not complaining, they were happy. Ok? Attenzione che were not può diventare weren't. Anzi, molto spesso si usa la forma contratta, weren't. Ecco quindi che veniamo alla forma interrogativa. Come sempre accade quando abbiamo a che fare con il verbo essere, la forma interrogativa, va fatta con l'inversione, quindi sposto l'ordine di soggetto e verbo. Lo possiamo vedere in un caso specifico, per esempio, stavi lavorando? Quando chiamo qualcuno, magari voglio essere sicuro che non sto disturbando, dico magari stavi lavorando. Allora, in questo caso il soggetto è you, il verbo va prima in forza dell'inversione, quindi were you working? Were you working? Ok, stavi lavorando? Benissimo, quindi sostanzialmente se il present continuous risponde alla domanda what are you doing? Che cosa stai facendo adesso? Il past continuous risponde alla domanda what were
You doing, che cosa stavi facendo? Quindi, appunto, come vi dicevo, il past continuous si riferisce a un'azione che si stava svolgendo in quel momento preciso nel passato. Allora, le tabelle di riferimento per questa lezione le abbiamo, sono la 3.4 in cui vi spieghiamo in generale il past continuous a che cosa serve, con un piccolo riferimento anche estetico-visivo. Poi le tabelle di riferimento sono la 3.5 per la forma affermativa, la 3.6 per la forma negativa e la 3.7 per la forma interrogativa. Vediamo un altro paio di esempi tratti da ciascuna tabella. Per esempio, stava piovendo, pioveva. Allora, vi ricordo che il soggetto, quando si ha a che fare con il tempo atmosferico, sostanzialmente è sempre it. Passato di to be was. Prendo piovere, rain, e ci attacco ending. It was raining, stava piovendo. Vi ricordo che questi tre elementi, cioè soggetto, verbo, essere e ing, sono tutti e tre obbligatori, quindi se ve ne perdete uno non state comunicando in modo grammaticalmente corretto. Vediamo la tabella successiva, un esempio anche negativo che abbiamo fatto. Per esempio, lui non era seduto, era in piedi, anche qua he, terza persona, was, in questo caso è negativa, quindi he wasn't, non era seduto. Prendo il verbo essere seduti, che è sit, e aggiungo ing. He wasn't sitting, era in piedi. He was standing. Ok. Ultimo esempio tratto dalla tabella successiva, che è la 3.7. Facciamo un esempio interrogativo. Per esempio, stavamo disturbando, per esempio, siamo in una situazione in cui ricevo degli ospiti a lavoro e facciamo due chiacchiere, magari nella stanza di fianco qualcuno stava lavorando un documento e per cortesia gli chiedo: stavamo disturbando, siamo stati troppo rumorosi? Allora, questa è una domanda in prima persona plurale, quindi parto dal verbo were, we. Were we disturbing? Ok, were we disturbing? Were we too loud? Quindi stavamo disturbando, come vedete ho invertito come da regola, ho messo prima il verbo. E poi il soggetto, were we disturbing con la ing? E poi ho aggiunto un'altra domanda qui, è semplicemente una domanda al simple past del verbo essere. Were we too loud? Significa eravamo noi troppo rumorosi, quindi siamo stati troppo rumorosi. Ok, allora questo conclude la piccola lezione sul past continuous. Do per scontato che ormai questo sistema per voi sia chiaro. Continuate a fare gli esercizi di progresso per testare il vostro livello di comprensione. Sapete che questo è un corso di inglese base plus, quindi potete contattarci per farci delle domande o per richiedere magari spiegazioni extra. Sapete che potete scaricare anche tutti i file che sono disponibili sulla piattaforma se volete approfondire ciascun argomento. Quindi continuate a seguirci, buon lavoro, study hard, I'll see you next time. With lesson 24. Bye bye, Alex.